Ci siamo lasciati sull'incipit di Isaia, che abbiamo interpretato non più come l'invettiva morale di un Dio collerico, che minaccia sanzioni, ma come un discorso formale che instaura il contenzioso bilaterale, e che quindi si propone l'obiettivo di ripristinare la giustizia e di rifondare l'alleanza tra Dio e il popolo. Questa è la prospettiva del RIB, l'obiettivo di questa via di giustizia alternativa al processo. E vediamo in molti brani dell'Antico Testamento che Dio è parte in causa, Dio è coinvolto in questo contenzioso e nella ricerca e rigenerazione della relazione con il suo popolo. In questa prospettiva possiamo comprendere meglio tutte quelle espressioni di passione, di compassione che muovono Dio in questo discorso che inizia il libro di Isaia e che sembrano contraddire la severità dell'accusa iniziale. Perché, insomma, Dio passa dalle minacce più gravi alla struggente nostalgia del tempo degli inizi, del tempo del primo amore con il suo popolo. Nell'atto di accusa, insomma, c'è anche tanta sofferenza. C'è sofferenza, c'è nostalgia. Il RIB è possibile tra Dio e il popolo perché c'è un legame. Il RIB avviene sempre tra persone legate da una parentela, da un vincolo di amore, di amicizia, di alleanza. Il RIB è possibile perché c'è un legame e si vuole rinnovare la magia degli inizi. Vediamo oggi un secondo esempio che è tratto sempre dai profeti e dal profeta Geremia. È un testo molto strano perché in questo caso Dio non parla, ma si affida alle azioni davvero originali e anche difficili da comprendere del profeta Geremia. E lo leggiamo. Il Signore mi parlò così: va a comprarti una cintura di lino e mettitela ai fianchi senza immergerla nell'acqua. Io comprai la cintura secondo il comando del Signore e me la misi ai fianchi. Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta. Prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi, E e va va subito subito verso verso l'Eufrate l'Eufrate e e nascondi. nascondila nella fessura di una pietra. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate, come mi aveva comandato il Signore. Ora, dopo molto tempo, il Signore mi disse: alzati, va all'Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondervi. Io andai verso l'Eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosta, ed ecco, la cintura era marcita. Non era più buona a nulla. Allora, questo è un brano di Geremia 13, 1-7. È un racconto molto strano. Allora, Geremia deve comprare una cintura, se la deve mettere ai fianchi, poi deve andare all'Eufrate, la deve nascondere nella fenditura della roccia, per poi andarla a riprendere quando ormai la cintura è marcita, stando dentro l'acqua. Che cosa significano tutte queste azioni? E Geremia stesso dà la spiegazione. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Dice il Signore: in questo modo ridurrò in marciume la grande gloria di Giuda e di Gerusalemme. Questo popolo malvagio che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore, che segue altri dèi. Ecco, questo popolo malvagio diventerà come questa cintura, che non è più buona a nulla. Poiché, come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele, tutta la casa di Giuda, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono. È sempre questo doppio registro. La minaccia: io ridurrò in marciume questo popolo, e poi anche la nostalgia: io volevo che fossero sempre al mio fianco, io come una cintura mi tenevo vicino il mio popolo, ma non mi hanno ascoltato, non mi hanno voluto. L'atto di accusa è colmo di dolore. Dio voleva con tutto il cuore che il popolo aderisse a lui come una cintura ai fianchi di un uomo, e invece il popolo si è rivolto ad altri dèi, ad altre alleanze, a estranei. L'Eufrate rappresenta il mondo degli dèi altri. E non solo, ma una volta tornato da Babilonia, questo popolo apparentemente ha ripristinato il culto,
ma in realtà si è trattata di una fedeltà solo esteriore. Ecco l'immagine della fenditura della roccia. Questa indica proprio il volersi nascondere agli occhi di Dio. Lo ha messo in luce Mario Cucca in questo libro, che in realtà è una raccolta di tre rib. È un libro a cura di Mario Cucca, Benedetta Rossi e Salvatore Maurizio Sessa. Quelli che amo, io li accuso. E sono gli esempi di diversi rib della scrittura. E per quello che riguarda questo testo di Geremia che stiamo commentando oggi, Cucca scrive: il nascondimento della cintura nella fenditura della roccia è un'ulteriore descrizione simbolica del tradimento di Israele. Impiegando la terminologia giuridica propria della dinamica del Rib, siamo ancora nella fase di accusa, della notizia criminis, di cui il nascondimento costituisce però un aggravante. Non solo Israele è andato all'Eufrate, cioè ha rotto l'alleanza con Yahweh commettendo peccato di idolatria, ma si è anche nascosto nella fenditura della roccia, ha cioè ipocritamente mentito, cercando di conservare una esteriore fedeltà all'alleanza stessa. Quindi questo ritorno di Israele al culto del Dio unico è stato esteriore, falso. Israele ha cercato di sottrarsi allo sguardo del suo Dio, ha cercato di nascondersi. Ci viene in mente forse quella siepe in cui Adamo si sottraeva allo sguardo di Dio all'inizio, nel capitolo 3 di Genesi. Insomma, Dio sembra veramente accusatore, ma soprattutto parte lesa in tutto questo. Ha subito un'ingiustizia e ha subito un tradimento e in un certo senso urla il suo dolore, ma lo fa anche in termini così severi, per cercare di avere dall'altra parte una reazione, per smuovere e commuovere il suo popolo, per avere una reazione, per muovere il suo popolo a un ritorno, a una conversione. C'è di più, Dio è sempre parte lesa. Quando il popolo commette ingiustizie, Dio sta sempre dalla parte di chi subisce le ingiustizie. E quindi accusa, mette i potenti del popolo sotto accusa perché Dio stesso si considera parte lesa. Per esempio, passando all'immagine del Nuovo Testamento, noi ricordiamo sempre Dio come giudice escatologico che alla fine del Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Matteo 25, divide le pecore e i capri, quindi in qualche modo dà il premio a chi lo ha meritato e castiga e condanna le persone che non hanno fatto giustizia nella loro vita. E Carlo Maria Martini diceva: Dio sembra in questo quadro di Matteo, sembra il giudice escatologico. In realtà Dio è la parte lesa, è Dio nella parte, nella pelle, nei panni di quegli ultimi per i quali non c'è stata giustizia in questo mondo. Questo è un tema caro a Carlo Maria Martini. Per esempio, nel commentare il Salmo 50, quel versetto: sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Martini diceva che Dio è veramente non giudice, ma parte lesa. Egli, che è il principio di ogni fedeltà, è il principio di ogni fedeltà e di ogni amore, è stato leso mortalmente da Davide, è stato violentato nei suoi diritti. Dio, come parte offesa, redarguisce Davide perché vuole la sua vita e non la sua morte. Se ha tentato di uccidere Dio, Dio lo vuole salvare. Il riferimento del Salmo è a quell'episodio in cui Davide ha commesso un'ingiustizia molto grave nei confronti di Uria Littita. E che cosa vuole dire Martini? Che Dio si identifica sempre con le persone oppresse. Si costituisce parte lesa e cerca sempre
di iniziare un processo di liberazione. Si identifica con chi è affamato, con chi è assetato, incarcerato e non è stato nutrito, dissetato e visitato. Non lo avete fatto a me. Matteo 25. Quindi, secondo Martini, anche nel quadro escatologico del Vangelo di Matteo, Dio solo in apparenza è un giudice terzo. In realtà è parte in causa, è parte lesa, si identifica con i poveri, con chi ha subito un'ingiustizia e muove la sua accusa non per condannare, ma per provocare un pentimento, una conversione e una riconciliazione. Abbiamo visto quindi Dio giudice, Dio parte in causa e sempre dalla parte lesa, naturalmente, di chi ha subito ingiustizie. Ci potremmo domandare se in qualche brano non possiamo incontrare un Dio che ha invece bisogno di convertirsi. Potrebbe essere Dio la parte accusata in qualche rib? E potrebbe essere Dio stesso a tornare sui suoi passi e magari a pentirsi di un atto di accusa? È ciò che vedremo. Nell'ultima riflessione su queste nostre, su questi itinerari, di giustizia che troviamo nella Bibbia.